Ciao amici da Frank Bianconero, è imbarazzante, è vergognoso e io dico sempre non tanto per il risultato, che a volte i risultati possono venire in mille modi, ma quello che abbiamo visto è il momento che Allegri o si faccia da parte, o si prenda le sue responsabilità, o cambi registro, o cambi staff atletico, o cambi lui, o si aggiorna lui, o possiamo cominciare a vedere qualcosa di diverso, se no è giusto che le strade si dividono. Io non posso essere arrabbiato perché è normale che a caldo potremmo dire anche cose oltre la realtà, ma quello che abbiamo visto oggi è assurdo. Non può una squadra a questo livello durare massimo 18 minuti. 18 minuti, diciamo, abbondanti, no? Dove tu addirittura potevi fare il 2-0 con Kostic, siamo partiti bene, il solito Milik, e poi è una squadra che non sa più che cazzo fare in campo, è una squadra lunghissima, è una squadra che non ha un'idea di gioco, non ha un movimento preconfezionato, non è una. Non è un'idea proprio di calcio, cazzo di Allegri. Non è più i campioni. Se non lo capisci sta cosa, te ne devi andare. Non è più i campioni, devi allenare i giocatori, sia fisicamente, mentalmente e tatticamente. Se no è la fine. Ma i cambi, Milik, togli Milik con Vlahovic che non sta in piedi e non stoppa una palla, togli Milik. Subiamo un rigore a partita perché dopo 20 minuti ci facciamo schiacciare gli avversari, in 10 minuti entrano 15 volte in area. Ti devi far da parte, ma non sono qui per insultare Allegri. Sono qui perché si deve dare e si deve fare un esame di coscienza. La partita da vincere è quella contro il Benfica. E qua mi allaccio le parole del mio amico Cristian Tocco di Tacco che siamo forti. È calcio, è sport, ma ti viene da piangere non per il risultato, per quello che abbiamo visto in campo. Dove ha fatto qualcosa Milik, ha cercato di fare Paredes, è partito bene Kostic, Bremer ha cercato di difendere il possibile Perin, ma quello che abbiamo visto, il secondo gol è qualcosa di obbrobrioso, di schifoso. Perché voi, l'allenatore, c'ha il 90% delle coppe, ma voi che cazzo avete quello stemma e quel nome sulla schiena? Lo dovete rispettare, non avete nemmeno orgoglio, non hanno nemmeno orgoglio per loro stessi, non hanno nemmeno amor proprio di fare una corsa in più, di non sbagliare un passaggio di 5 metri. Poi tutto fa schifo. Ma questa cosa è inaccettabile, questa cosa che abbiamo visto oggi è inaccettabile. Il Benfica ci ha preso a pallate, a pallonate, ci ha fatto il torello, si è divertito il Benfica, perché è una squadra che ha idea di gioco, corre a intensità e si diverte, può giocare bene. Poi poteva anche perdere il Benfica, ma avremmo detto guarda che bella squadra. Gioca a calcio, non hanno fatto 11 vittorie, comunque 11 partite senza perdere, non mi ricordo se 11 vittorie, senza motivo. C'è un motivo. E hanno meritato nettamente, anzi, meno male 2-1, meno male solo 2-1 grazie a Perin, perché poi abbiamo il tuercatore Bonucci che fa più pressing sull'arbitro che il resto. Poi qualcuno dirà, due salvataggi l'ha fatto, ma è sul secondo gol. Che cazzo ti giri sempre di schiena e allunghi il piede? Poi c'è la ribattuta, poi ce n'è un altro, però è vergognoso quello che stiamo vedendo. Ragazzi, è vergognoso da 8 partite non corriamo più di 20 minuti. E la colpa ed è esclusivamente sua. Questo lo voglio dire chiaramente. Allegri ha rotto le palle da questo punto di vista. Io non dirò mai out, parolacce perché non è il mio stile e non mi devo, diciamo, avere grazie di nessuno, non me ne frega niente come al solito, ma non si può accettare una cosa del genere. Questo credo che sia poco ma sicuro. Io spero che la società prenda atto di questa cosa, o anche lui, magari da uomo si dimetta, visto che in Italia non si dimetta nessuno. Dopodiché ci sono giocatori inguardabili, ci sono giocatori che non stanno in piedi, giocatori che non sanno cos'è la qualità, giocatori che non riescono a stoppare una palla, vedi Vlahovic oggi, perché poi aspetto che va bene che non viene servito, ma uno che sbaglia 15 palle di spalla alla porta gliele dà sempre all'avversario, uno che è scazzato. Ecco perché parlo di amor proprio ogni tanto. Io non vorrei mai perdere, a prescindere se l'allenatore o il gioco mi piace o meno. Io non vorrei mai perdere. Poi se siete così perché siete soltanto attaccati ai soldi e siete milionari, beati voi, non vi invidio, anzi, 1.000 anni di vita a godervi tutti i soldi che fate. Ma ricordatevi che voi negli albo, nelle statistiche, ci sono i nomi che vanno per anni, anni e anni, tre seghe docet. Detto questo io vi saluto perché la serata è stata vergognosa davvero. Un abbraccio grande, vi voglio bene, iscrivetevi al canale, ciao a tutti da Frank Bianconero, sempre fino alla fine.